Diciamo che il progetto della Casa della Salute anche in Toscana è stato bozzato qualche tempo fa con l'ex assessore Bruno Benigni, ci eravamo forse anche visti con Fulvio, eccetera, però poi piano piano è stato messo in sordina per sostituirlo con qualcosa di diverso che da 2 anni impazza della società della salute, cosa, ahimè, ben diversa, e praticamente un qualcosa che assomiglia, che in origine era ancora peggio, prevedeva addirittura una collaborazione pubblico-privato. Poi è stata, per fortuna, c'è stata una battaglia anche di gruppi della sinistra radicale nel Consiglio regionale, si è trasformato in qualcosa di diverso, perlomeno il privato sociale dovrebbe partecipare a queste società della salute. Però in realtà anche le società della salute nulla hanno a che fare con il progetto di Banca Carlo, appunto della Casa della Salute. Ecco che oggi si riesca certamente a partire con un progetto così, almeno in Toscana la vedo dura, perché appunto manca, sin anche da noi, una partecipazione di base. Forse nell'ambiente, ecco, abbiamo tanti comitati sull'ambiente, comitati antitraffico, comitati della piana, però quella che è la partecipazione per esempio dei lavoratori che sono massacrati come classe, purtroppo se fosse vivo Maccacaro in qualche modo anche lui dovrebbe prendere atto della situazione disperante che abbiamo e di cui si è già parlato nel pomeriggio, cioè che la classe è frammentata, come classe oggi è minoritaria, ma non esiste nemmeno più come entità solidale di classe, nel senso che abbiamo troppe differenze tra il precariato, solamente i tipi di contratti di lavoro sono talmente tanti che dentro la stessa fabbrica c'è una difficoltà veramente all'unità, alla solidarietà. E il progetto non può prescindere dai lavoratori e dalle organizzazioni che un tempo erano organizzazioni democratiche, i sindacati della fine degli anni 60, nonostante venissero anche allora criticati dal movimento di base, eccetera. Ma oggi sono semplicemente un simulacro di democrazia, semplicemente formati da persone che si auto riproducono così per supporto. Magari ecco, nel migliore dei casi, tra i lavoratori, spesso per sfuggire alla mannaia dei cicli estremamente logoranti, usuranti, vado a fare, di sindacale, ho qualche permesso, se ne parlava a tavola prima, no? Posso fare l'RSU, ogni tanto mi tiro fuori, tiro il fiato, insomma. Ma servono più a salvare loro stessi, lo vedo anche in lavori come l'alta velocità, i delegati sindacali, ce ne sono due o tre che fanno davvero il sindacato, che si danno da fare, e infatti poi vengono presi di mira, massacrati. Ecco, questo per dire che oggi esiste un problema, il rischio è che riusciamo a fare, sì, a distrettualizzare, riusciamo magari anche a convincere i medici di base a essere meno corporativi, a pensare meno al proprio studiolino, al proprio ambulatorietto, eccetera. Però appunto il rischio è che la casa sia senza controllo dal basso, ben presto divenga come i vecchi distretti sociosanitari all'inizio, quando nacquero, io ricordo, in Lombardia, in quell'epoca erano, no, prima ancora c'erano i consorzi sociosanitari, no? Si partiva da un controllo vero, ma allora c'erano i sindacati che facevano i comitati unitari di zona, i CUZ si chiamavano, no? Negli anni 70, che mettevano il naso. Le donne avevano il loro comitato di gestione del consultorio, che non era ancora consultore familiare, ma era consultore autogestito.
un settore pubblico ma gestito dalle donne, cioè erano altri tempi, altri momenti, cioè c'era un controllo di movimenti e oggi in qualche modo assoluta tabula rasa di alcuni tipi di movimenti, perché ecco, ci sono i movimenti appunto, come dicevo prima, ambientalisti localisti che in qualche modo tengono. A Firenze se uno ha, che so, ti dirottano come è successo nel mio quartiere, il traffico sotto casa, si forma un comitato, si va fino anche a fare casino in consiglio comunale, gli si rompe i coglioni, alla fine fanno una porta telematica in modo che il traffico esterno venga bloccato, cioè chi entra da abusivo viene fotografato e quindi il comitato ha vinto una battaglia, ma molto corporativa, molto. Quando hanno fatto il comitato la strada a fianco, il comitato della nostra strada, tranne due o tre, non ha appoggiato il comitato della via parallela, perché abbiamo vinto nella nostra via. Cioè, ecco, per dirvi, i movimenti per la gran maggioranza dei casi sono sottorealizzati e non tengono nel tempo. Insomma, si parlava ieri sera con Paolo Giero, no? Chiaiano, grandi punte di movimento, ma poi purtroppo la gente non tiene il movimento, non si riesce a mantenere. Anche a Firenze è così, anche in Toscana è così, insomma. E quindi, no, non voglio pompierare, no? Perché poi se la Puglia è partita, la Sardegna è partita, insomma in qualche modo, e se ci sono anche situazioni come quella che diceva Tonino, a Foggia, di comitati di cittadini, però dobbiamo spingere un pochino dall'alto, insomma, in qualche modo dovremmo metterci davanti ai distretti, andare a riprendere il volantinaggio e rimetterci a parlare anche con gli utenti, con la gente, perché forse è l'unico modo per riuscire a far ripartire, forse più che comitati di lavoratori, più che dipartendo dai luoghi di lavoro, dalle fabbriche, eccetera, eccetera, che sono knockout, proprio il cittadino utente. Ecco, forse se riusciamo a riorganizzare minimamente il cittadino utente che è vessato da 10.000 intoppi burocratici dentro le ASL, e dobbiamo trovare quindi il modo di rimetterci in comunicazione, e forse riusciamo in qualche modo a fare in modo che la Casa della Salute non sia solo una porta in cui uno trova tutto lì, perché ci sono già i distretti, da qualche parte c'è. Per esempio in Andare Fiorentino c'è un distretto dove tu c'hai la salute, c'è addirittura la salute mentale e i tossici insieme alla medicina del lavoro, e cioè c'è solo per i tossicodipendenti una porta, un'entrata diversa, ma poi sono la stessa struttura, quindi nessuno si è lamentato perché i tossicodipendenti sono. Ma non è quello, non è solo il luogo fisico, appunto l'unità dei servizi.